ora è unico libro che si chiama La fabbrica dei fantasmi ed è edito da Gaffi Editori. Parliamo allora del libro. Sì, il libro è... Dunque io direi come Sabrina, io sono un esordiente sotto molti aspetti. È il mio primo romanzo pubblicato, è la mia prima presentazione a Milano e questo libro sarà il primo ebook, e qui mi ricollego a chi arriverà dopo, della casa editrice Gaffi. Quindi mi sento un esordiente a tutti gli effetti. Anche se poi in Italia la parola esordiente viene, come dire, abbinata a un'età un po' più giovane della mia, ma insomma, no, me la cavo tempo, così. No, è da tempo che questo non succede più. È da tempo che da non quando il primo più. Lavoro, grosso modo, si trova intorno ai 40-45 esatto, anni, e quindi siamo esordiente. In tempo, quindi esatto, esordisco ha in tempo cambiato perfetto. molto. Il libro tratta di un argomento non nuovo, forse quasi banale, che è l'Olocausto, ma mi dicono quelli che l'hanno già cominciato a leggere, ed è stata una scelta stilistica ponderata, è scritto in un modo un po' diverso, perché non è un romanzo descrittivo, ma è quello che io chiamo una raccolta di voci. Quindi ci sono dei personaggi che raccontano l'esperienza di vivere vicino a un campo di concentramento facendo finta che questo campo di concentramento sia una fabbrica, perché questo è quello che gli dicono e quindi decidono. E la giustificazione molto spesso è stata tirata fuori esatto. Dalla popolazione per dire noi non sapevamo. Esattamente. Allora, questo libro nasce da una domanda che io mi sono posta per molto tempo, che è come si fa a vivere vicino a una cosa del genere sì, e non farsi una domanda, non porsi delle questioni, non farsi venire dei dubbi. La scrittura ha il grande vantaggio che uno può inventare, quindi io ho inventato tutte queste voci, ho inventato i personaggi, non ci sono archivi segreti, qualcuno mi ha chiesto, cioè, hai avuto accesso? No, ho inventato tutto io, scegliendo un modo di scrivere molto scarno, quindi pochissima punteggiatura, motivo per cui non leggo, pochissimi aggettivi, quindi poca descrittività, sì. E questa impressione che a parlare siano i personaggi, quindi tu senti i loro pensieri e ascolti le ragioni che si danno per ignorare la realtà in cui vivono. È visto, credo, non dico per la prima volta, però è una cosa abbastanza rara, in tutte le letture che io ho fatto non ho trovato questo punto di vista, è visto dal punto di vista dei tedeschi, e però di questi tedeschi che solo alla fine si rendono conto che aver convissuto con questa... decisione di non porsi delle domande gli creerà dei grossi problemi dopo. Le domande che loro si fanno sono le domande che tu ti sei posta? No, le domande che loro non si fanno sono le domande che io mi sono posta. Quindi loro non si fanno domande, loro dicono noi dobbiamo sopravvivere. Ah, quindi come dicevi, descrittivo in questo senso, nel senso che loro vivono vicino vivono ma vicino, non si pongono proprio il problema? No, non si pongono le domande perché vedono i vantaggi, perché in un periodo di guerra il fatto che esista un campo, quindi che esistano dei militari che devono mangiare, che esista un commercio intorno a questa installazione dà a loro dei vantaggi economici e anche, se vuoi, di sopravvivenza rispetto a tutto il resto della popolazione che sta vivendo la guerra. E a questo punto si dicono che va bene così. E tu hai detto non ci sono archivi segreti, ma ti sei documentata anche oppure è proprio fantasia pura? Cioè un po' di ricerca storica? Un po' È arrivata dopo. Ti confesso che di questo libro io dico alcune cose, una di queste è che il libro ha scritto me, non posso dirti di aver scelto questo tema, mi ricordo di aver scritto per primo il personaggio della madre, tutto scritto così come poi è rimasto il primo capitolo del libro, a quel punto mi sono posta comunque il problema di corroborare questa scrittura con qualcosa che fosse plausibile, il mio... scopo principale non era dare una descrizione storica che si trova tenere il microfono un po' più serenamente, vicino, era dare un senso di plausibilità, di credibilità. Quindi sì, mi sono documentata, ho letto molti libri, continuo a ritenere che La banalità del male della Arendt sia il libro sull'Olocausto. Ci sono anche dei bellissimi romanzi, poi la Nimerowski piuttosto che altre autrici, insomma. Però non ho voluto assolutamente utilizzare connotazioni storiche perché l'altro punto fondamentale del libro è potrebbe succedere a chiunque e anche noi potremmo decidere di fare la stessa cosa se in gioco c'è la nostra sopravvivenza. Quindi non è detto che noi saremmo diversi. E tu adesso hai citato degli altri scrittori che hanno scritto dell'Olocausto. Quando io parlavo di ricerca storica parlavo proprio di
non dico di documentazione, però insomma di ricerca storica, non narrativa. Di questo chiedevo anche se ti sei Poca, informato. molto Informato. poca. Un libro su Auschwitz, il libro della Arendt, che è comunque già abbastanza, il processo a Gerusalemme a Eichmann, e a questo signore che ha detto che in fondo lui, in questa grande tragedia, si occupava di trasporti. Beh, insomma, 6 milioni di ebrei, di cui 1,2 milioni di bambini, è un modo, come si, per è un descrivere altro la parola. modo di dirlo. Sì, è questione di parole. Mi sembra che tu sia molto attenta alla scrittura, hai detto, hai precisato. Certo. Poca punteggiatura, pochi aggettivi. Nessun riferimento a lager, nessun riferimento a ebrei. Ho mantenuto Nessun la. riferimento proprio come parole, cioè non sono Sì, mai non citati. esistono, non sono mai citati. Ho mantenuto la parola guerra perché mi serviva e ho dibattuto a lungo se mantenerla o meno, ma serviva a dare una connotazione del momento particolarmente difficile, e abbiamo aggiunto invece delle fotografie perché ci pareva che così, dare dei volti a queste voci fosse interessante, e le fotografie non vengono dalla Germania, ma sono fotografie di un fondo privato dell'interno della Sicilia di quegli anni. Proprio per, come dire, sottolineare questa idea che nonostante a noi piace pensare che noi ci saremmo comportati diversamente. Ecco, io volevo mettere in dubbio questo, io non sono così sicura. In questo ti do ragione, neanche io sono così sicuro. Le fotografie, quindi, di un fondo siciliano e i soggetti rappresentati nelle foto sono siciliani, quindi non sono ebrei. Corretto. Sono siciliani, non sono né ebrei né tedeschi. In alcuni casi nemmeno dello stesso periodo. Quindi è Quindi stata c'è una questo scarto. scelta È di. spiegata anche questa parte No, o c'è soltanto il ci sono racconto? Quindi. soltanto le foto col racconto. E non c'è neanche No, scritto. No, si c'è legge scritto che soltanto. ovviamente che il Certo. fondo ce l'hanno prestato, ma non c'è spiegazione. Quindi lo sappiamo noi adesso, Lo sapete diciamo. voi adesso. Mi incuriosiva la questione dell'ebook, adesso raccontata la storia, perché tu hai detto sono esordiente e anche sulla questione ebook, sono esordiente anche in questo, come se fare l'ebook fosse cosa diversa dallo scrivere per la carta. Te lo chiedo perché noi abbiamo fatto alcuni incontri che riguardano il futuro dell'editoria con tra l'altro il gruppo delle dita che ha fatto ieri sera, anche loro hanno parlato di Twitter e del mondo degli editori. È un argomento quindi che ci interessa. Volevo capire se questo ti ha influenzato nella scrittura oppure se devi cambiare qualche cosa per l'ebook rispetto alla versione cartacea o perché ti senti esordiente in questo. Mi sento esordiente perché Gaffi, come editore, esordisce a sua volta nel mondo dell'ebook. Non mi ha influenzato perché non pensavo a questo aspetto, non cambierò nulla, però ritengo che l'ebook cambi il modo in cui si leggono i libri. C'è un rapporto molto più veloce, ed è un rapporto anche che, secondo me, come il self-publishing, di cui anche si parla, dà un accesso diverso alla lettura. I ragazzi giovani spesso i libri non li leggono più, usano il tablet. E questa è una cosa di cui bisogna tener conto.